Cari concittadini, buonasera. Questa conferenza stampa è stata indetta e convocata da noi, dall'amministrazione comunale, non tanto per rispondere a qualcuno, ma certamente per fare chiarezza su tutto ciò che si sta discutendo intorno alla problematica del depuratore consortile Manduria Sava e sulle nostre osservazioni che sono state adottate presso la Regione Puglia a firma del sottoscritto e del commissario straordinario di Manduria. Le osservazioni a quel progetto scellerato, a quella proposta scellerata fatta da Regione Puglia per quanto riguarda lo scarico emergenziale nei bacini di Torre Colomena, una proposta, ripeto, scellerata da parte loro. In tempi di emergenza, di Covid-19, noi abbiamo dovuto affrettarci in circa, ma questo non per giustificazione, ma perché le osservazioni avevano il tempo limitato per fare le osservazioni a quella proposta scellerata, ripeto, alle osservazioni proposte di un progetto preliminare nostro che partiva, e ringrazio il commissario straordinario di Manduria avermi coinvolto, aver coinvolto anche i nostri tecnici nella persona dell'architetto Caputo e nella persona del geologo Masillo che ci segue ormai da anni, che noi proponiamo soluzioni alternative a tutto ciò che la Regione Puglia ci sta somministrando. Io credo che non ho mai chinato la testa davanti a qualcuno, ho sempre lottato per quanto mi riguarda come amministrazione comunale di Avetrana e come persona, come Mino Antonio, ho sempre lottato e mai chinato la testa di fronte a qualcuno, ho difeso sempre il territorio di Avetrana, ho difeso sempre Avetrana in qualsiasi momento, in qualsiasi tavolo di contrattazione regionale, provinciale o prefetticio. Voglio ricordare a qualcuno, ma giusto per fare chiarezza, che il Comitato per la Difesa del Mare l'ho costituito io, mi sono mosso io 20 anni fa circa, insieme a Pino Scarciglia, insieme a Gianni Perrucci, insieme a Rino Giangrande. Siamo stati i primi a sollevare questo problema, per cui non ho nulla da temere da parte di qualcuno e non ho nulla da essere rammaricato. Andrò avanti a difendere il nostro territorio e Avetrana prima di tutto. Chi parla di delocalizzazione? Ormai credo che il sito non si può delocalizzare. L'impianto è qua, è in fase di ultimazione, per cui chi parla ancora di delocalizzazione credo che non vive né in cielo né in terra. In questo momento storico io credo che, e questa è stata la nostra preoccupazione con i tecnici e con il commissario prefettizio di Manduria, a salvaguardare il mare dalla proposta scellerata fatta dalla Regione Puglia, ripeto. Regione Puglia, leggasi prima Vendola, leggasi oggi Emiliano. E non voglio parlare di politica questa sera, ma giusto per puntualizzare di che cosa stiamo parlando, perché dopo 20 anni di lotte ci siamo incontrati varie volte in Regione Puglia,
con i governatori attuali, con gli assessori attuali, ma nulla, e dico nulla, è stato messo in discussione. Noi mettevamo in discussione il tutto, Regione Puglia e Acquedotto Pugliese fermi sulla loro posizione. Con la proposta fatta dal Comune di Vetrano e di Manduria si dà un indirizzo ben preciso di dire bene sì, ma il mare non lo dovete toccare, perché andare a sversare nelle acque del bacino nei bacini di Torre Colomena è di quanto più scellerato, ripeto, possibile, in quanto si deturpa l'ambiente, non solo l'ambiente, ma la flora e la fauna di quel bellissimo territorio. E non solo, è un territorio tutelato, è zona di interesse comunitario, è una riserva, ma ahimè, si vanno a sversare o a fare la proposta di sversamento di acque reflue. Ma noi andiamo avanti con le nostre proposte a salvaguardare il mare. Ma tutto ciò in data odierna, apprendo dalla stampa, apprendo che da parte del Ministero dell'Ambiente è arrivato il diniego alla Regione Puglia della deroga dello sversamento in sottosuolo. Per cui, cari concittadini, noi dobbiamo, maggior ragione, si fa forza e bisogna prenderne atto della nostra proposta che è stata a guardare in avanti, perché per quello che possono essere le mie capacità, perché qualcuno dice che stiamo perdendo la memoria, io credo che per quanto riguarda le mie capacità intellettuali siamo ancora lucidi a dire a Regione Puglia no, lì a mare non si va, perché qua c'è il rischio, con il diniego del Ministero dell'Ambiente, che si va a versare in mare. Poi saranno i tecnici a parlare. E noi con la nostra proposta, e devo ringraziare anche un'azienda che si è messa a disposizione qui ad Avetrana, per in caso di troppo pieno, di sversamento, di utilizzare le acque per l'irrigazione in agricoltura. Per cui stiamo lavorando, e per quanto mi riguarda stiamo lavorando bene. Abbiamo fatto una proposta sensata, quella di accogliere quanto più possibile, far lavorare le acque nel nostro depuratore, anche perché si era già propinata questa soluzione in altri tempi, nei tempi delle battaglie, quella di poter recepire metà a Vetrana e metà Maruggio. Questa fu fatta anche questa proposta, è scritta anche questa proposta, ma ancora una volta Regione Puglia, i suoi funzionari e Acquedotto Pugliese all'epoca furono sordi. E si continua con questa sordità. Ripeto, oggi è giusto per fare chiarezza, è un momento tecnico giusto per fare per sgombrare ogni campo da qualsiasi dubbio per quanto riguarda le nostre osservazioni e le nostre proposte fatte dal Comune di Avetrana e, ripeto, dal commissario prefetteggio di Manduria. Detto questo, io vorrei lasciare la parola che ha seguito maggiormente
maggiormente le osservazioni effettuate, la parola al dottor Baldari, poi concludiamo con i tecnici che illustreranno la proposta per fare e per sgombrare qualsiasi dubbio. Grazie e passo la parola al dottor Baldari. Allora, buonasera a tutti. Io vorrei mettere dei puntini chiari, dei punti fissi su quelle che sono le critiche che oggi sia sui giornali e sia tra la popolazione ci viene fatto, che noi della maggioranza abbiamo svenduto il nostro territorio. Allora, innanzitutto noi il nostro territorio abbiamo sempre cercato di tutelarlo in tutti i modi e opponendoci a qualsiasi iniziativa scellerata fatta dall'acquedotto pugliese. Ma veniamo quindi all'argomento importante. Al comune di Manduria, come già aveva detto precedente il nostro sindaco, è arrivata questo progetto dell'AQP che prevedeva uno scarico nel bacino di Torre Columena. Quando siamo stati, almeno il sindaco per primo è stato investito di questo progetto, ci ha convocati e mi ha chiamato e ha detto: guarda Antonio, c'è a Comune di Manduria è arrivato questo progetto e bisogna fare delle osservazioni in tempo molto breve, credo che siano 7-8 giorni mancavano per poter fare questa cosa qua. Lui mi ha investito come responsabile dell'assetto del territorio e dell'ambiente, quindi ecco perché sono stato interessato in prima persona. Al che insieme e quindi al sindaco abbiamo deciso di coinvolgere i tecnici che sono sempre stati al nostro fianco, Beppe Masilla, che non ci ha mai abbandonato da quando abbiamo iniziato la battaglia fino a oggi, e il nostro tecnico, l'architetto Caputo. Quindi mentre loro erano intenti un pochettino a trovare delle osservazioni quindi a questo scellerato progetto fatto dall'acquedotto pugliese, a me è venuta un'idea, perché l'idea è mia, quindi le criticità fatte un po' da tutte le parti mi vengono fatte a me come proponente di questa idea. Ho detto: ma perché, mentre loro erano intenti quindi a trovare le soluzioni alternative, o meglio le osservazioni scientifiche, a me è venuta questa idea, perché il nostro depuratore, che è sovradimensionato, quindi il nostro è stato fatto per 60.000 abitanti, credo che sia, quindi e ne funziona soltanto la metà. Allora, perché noi non possiamo prendere l'acqua che è emergenziale, quindi non l'acqua, ma l'acqua emergenziale nel nostro depuratore? Anche perché, siccome noi abbiamo all'Urmo una condotta dove per l'AQP sarebbe molto più facile collegarsi su questa condotta già fatta, arrivare alle nostre pompe di sollevamento e quindi essere depurata e poi successivamente andare in agricoltura, perché abbiamo coinvolto anche telefonicamente molte aziende che sono nella zona ed sono tutti disposti a prendere l'acqua. Il di più, oppure nei periodi in cui non c'era la richiesta, avevamo pensato di portare una parte di quest'acqua nelle nostre trincee drenanti, quindi sulla via di Nardò, e eventualmente anche una parte, perché non irrigare, non versare nel canale di San Martino come qualcuno ha travisato, ma irrigare la macchia di San Martino, quindi visto che quasi ogni anno prende fuoco. Allora in questo modo noi avremmo reso un verde più, una vegetazione quindi più florida. E quindi dobbiamo dire anche che questa non è acqua così come viene, è acqua depurata, quindi non stiamo inquinando niente, quindi noi stiamo cercando di risolvere un problema per Avetrana, per le nostre marine, ma
non soltanto per noi, ma anche per la futura generazione. Oggi abbiamo avuto, in questi tempi tutti vediamo, il Salento, cioè nelle nostre acque chiunque viene rimane sbalordito. Ma che cosa sarà un domani? A me ogni persona quando se ne va mi chiede, ma non è che l'anno prossimo scaricheranno a mare e quindi noi non verremo più perché ce ne andiamo a Rimini, cioè tanto l'acqua poi sarà come quella delle altre parti, e a me dispiace questo. Quindi noi non stiamo svendendo il nostro territorio, ma stiamo cercando di tutelarlo. Inoltre questo, noi non è che abbiamo dato il progetto alla CUP, abbiamo detto facciamo così, la nostra è una solo una proposta, quindi che deve essere valutata, deve essere logicamente. In quell'occasione, insieme all'opposizione, avremmo potuto decidere eventuale, diciamo, ristoro che potrebbe avere Avetrana da questo, diciamo, da questa soluzione. Quindi noi non stiamo svendendo il nostro territorio. E a me dispiace anche il fatto che il professore De Prede, che è un tecnico, una persona molto esperta, abbia espresso abbia detto delle parole molto strane, molto forti, quindi questo scellerato progetto che non può essere realizzato. Mi dispiace, anche perché poi lui parla anche di acque che non potrebbero essere spinte oltre una certa altezza. Ma mi dispiace, come mai il nostro depuratore, che prevede anche la raccolta delle acque dell'Urmo e scende quindi lungo la Tarantina, noi abbiamo lì una vasca di raccolta con delle pompe che dovrebbero mandare l'acqua al nostro depuratore. Quindi se queste pompe sono state autorizzate, sono state realizzate e collaudate, quindi questi tecnici hanno completamente sbagliato, quindi, e credo che non sia così. E mi dispiace che una persona così colta, una persona tecnica, scenda in queste cose più basse. Anzi, lui avrebbe dovuto dire: io in alternativa farei questo per evitare lo scarico a mare, cosa che fino adesso il professore De Prete non ha mai detto. E io faccio un appello invece a tutta la popolazione, indipendentemente dal colore politico, cioè smettiamola di dare le colpe a questo, a quello, eccetera. Tanto sappiamo che con la Regione Puglia noi dobbiamo lottare, ma dobbiamo lottare uniti. Cioè la Regione Puglia sta rinviando sempre più queste decisioni affinché noi ci stanchiamo, ci dividiamo contro di noi, in modo che loro abbiano il terreno fertile per poter fare ciò che vogliono. Infatti l'ultima è quella che è arrivata in Regione Puglia all'inizio di agosto, cioè dove c'è stato il diniego di utilizzare le trincee drenanti in alternativa allo scarico a mare. La Regione Puglia, il presidente, la CUP, fino ad oggi non ci avevano detto niente, hanno tenuto completamente nascosto. Figuriamoci loro da quanto tempo sapevano questo e ci hanno tenuto nascosto. Quindi, cari amici, cerchiamo di essere uniti, di ricompattarci come all'inizio e di fare una lotta univoca contro l'AQP. E io non dimentico mai, questo l'ho detto sempre, non dobbiamo fare la lotta come abbiamo fatto sempre in Avetrana, in Manduria, dobbiamo rompere le scatole su Bari, dove c'è chi comanda, dobbiamo occuparli, non dobbiamo farli entrare in regione, solo così possono capire che c'è una gente, una popolazione che sta lottando per ottenere un suo diritto, perché il nostro è un diritto che stiamo chiedendo, una tutela del nostro mare, perché noi viviamo, le nostre zone oggi vivono soltanto di turismo, la xylella ci sta distruggendo gli alberi d'olivo. Che cosa faranno i nostri figli, i nostri agricoltori, i nostri cittadini, se non quello di riversarsi sul turismo? Quindi per questo invito ancora tutti i cittadini, indipendentemente dai colori politici, di unirci e di lottare, ma questa volta
a Bari senza aspettare l'elezione, perché qualcuno vorrebbe aspettare l'elezione. No, bisogna andare oggi e dire ad Emiliano: scusa, ma ci hai preso in giro per tanti anni? Questo dobbiamo fare. Grazie. Buonasera, sono l'architetto Caputo del comune di Avetrana, responsabile dell'ufficio urbanistica e patrimonio. Una piccola premessa: io ringrazio il sindaco e il dottore Baldare per questa opportunità, perché non che mi debba giustificare, però vorrei, credo, come dire, esplicitare una idea che noi abbiamo messo in campo quando siamo stati chiamati, diciamo, nell'esperire delle osservazioni in tempi molto stretti, come si è detto finora. Noi, io non faccio un ragionamento di natura politica ovviamente, ma bensì di natura tecnica. Dobbiamo sostanzialmente immaginare, dato che io sono da 8 mesi circa in Avetrana, mi sono fatto un giro nel territorio per conoscere, no, il territorio dove io lavoro con passione, e sono stato fortemente rapito e colpito da questa grande identità del territorio che non conoscevo, a dire il vero. Chiedo venia, però purtroppo questa bella zona non la conoscevo. Quando il dottore Baldare mi ha portato in giro nel territorio a farmi vedere non tanto, diciamo, la fascia costiera, che è uno spettacolo, invito tutti a venire e a fare come devo dire, una visita in tutte quelle che sono i siti naturalistici e paesaggistici che noi abbiamo, ma bensì nel territorio dove c'è una macchia mediterranea, a mio avviso forse abbastanza rara, perché altrove questo io non lo leggo. Dall'idea del dottore Baldare e da queste peculiarità ci siamo in qualche maniera con il geologo dottor Masillo impegnati a trovare un'osservazione alternativa, non di protesta o di scontro al progetto, ci mancherebbe altro, ma un apporto propositivo. E l'apporto qual è stato? Anziché fare lo scarico emergenziale, non lo scarico a mare, cioè quando succede un'eventuale alluvione o quantomeno una piena di portate notevoli, il depuratore non dovesse assolvere le funzioni di depurazione, le acque dovrebbero andare nella palude del Conte cosiddetta. Per carità di Dio, tutti questi scienziati che sono messi avranno pure la loro ragione, fino anche il Ministero, notizia di qualche ora fa, che ha negato la deroga di andare in falda. Per carità di Dio, io un architetto di paese mi reputo, non sono uno scienziato. Però, visto e considerato che nel territorio abbiamo Urmo, bel sito, che è una, diciamo, una località abbastanza folta antropicamente parlando, una fogna che potrebbe collegarsi alle pompe di spinta che già esistono sulla strada provinciale, le quali servirebbero a riportare al depuratore, anzidetto depotenziato ad oggi per le sue capacità di depurazione, e quindi le acque depurate così di risulta, portarle presso le cave o i bacini, diciamo, che noi abbiamo sulla strada di Nardò, per poter preservare le acque ai fini agricoli, quindi irrigui, o finanche a un discorso di natura antincendio. Io non vedo dove ci sia la problematica di tutta questa grande polemica. Magari sono, come devo dire, orbo, non riesco a vedere le problematiche del futuro, però sono convinto, sono delle osservazioni propositive e anche altamente valide. Scientificamente io posso sostanzialmente ritenere che, essendo stato anche redattore del piano delle coste e conosco il piano regionale delle coste, quell'ambito è una grandissima peculiarità sia di natura ambientale, cioè sensibilità ambientale, che una forte criticità di natura erosiva. Con un apporto emergenziale potrebbe far sì che quell'habitat sensibile e quell'habitat che attualmente, diciamo, ha trovato un equilibrio naturale, potrebbe avere una, come devo dire, esaltazione negativa tale
da poter rimettere tutto in discussione e l'habitat che ad oggi si è formato avere delle ripercussioni estremamente negative, chiaramente negative dal punto di vista fauna e flora, con ripercussioni negative di natura economica, perché se il turismo deve essere uno, diciamo, delle economie di base del territorio, beh, quell'area che ha una fortissima vocazione al turismo, secondo me perderebbe le sue peculiarità di base. Io passerei la parola al dottor Masillo per entrare nel merito di quelle che sono le osservazioni tecniche, sperando di aver fatto cosa buona. Grazie. Buonasera, sono Masillo e sono il consulente ambientale del comune di Avetrana. Ci siamo occupati, cioè abbiamo tentato, ormai sono 3 anni che tentiamo di soluzioni alternative ai vari scarichi, sia a mare, l'altra volta sui monti della Specchiarica. Poi eravamo riusciti a trovare una soluzione alternativa addirittura alla posizione del depuratore, portandolo in contrada Serpenti, approvato dalla Regione Puglia in via preliminare, e in quel momento venne a mancare l'approvazione da parte di tutti i comuni, tra cui principalmente all'epoca quello del comune di Manduria, dove c'era ancora una maggioranza politica. Quindi io parto da quella posizione, cioè intanto questo depuratore si trova lì perché circa 30 anni fa, 25-30 anni fa, nel primo piano di tutela delle acque fu ipotizzato di farlo lì. All'epoca, diciamo, non c'era la sensibilità ambientale che c'è adesso da parte delle popolazioni e nemmeno dei politici, quindi io dico all'epoca e per tutta una serie di conseguenti amministrazioni di natura politica se ne sono un po' fregati di quella posizione, fino a che non è scoppiata in mano alla popolazione la realizzazione definitiva di quel depuratore. È lì che si sono iniziati il Comune di Manduria, alcuni, diciamo, del Comune di Manduria, di Avetrana, eccetera, dei residenti, hanno preso contezza del fatto che lì si stava realizzando il depuratore, ma era una cosa che era stata ipotizzata lì da circa 30 anni fa. Orbene, oggi però sappiamo che lì, dopo tutte le battaglie che sono state fatte, il depuratore si sta realizzando. Ormai sulla posizione di quel depuratore le abbiamo tentate tutte, non ci siamo riusciti, pazienza, ormai sta lì, non possiamo più fare niente. Questo perché? Perché io sento, io non leggo quasi mai i social, però in questi giorni ne ho lette di tutti i colori, che il depuratore lo dobbiamo spostare, ancora pensano qualcuno di spostare il depuratore, cioè non hanno capito niente, non hanno capito niente. Il depuratore non si può spostare più, lo scarico a mare non è stato ancora abbandonato da parte della Regione Puglia, ma non è stato, come diceva tempo fa, io mi ricordo, non per citarlo che oggi non c'è qua perché sta impegnato per la campagna elettorale, ma l'assessore Scarciglia l'ha sempre detto, vedete che se non vanno avanti tutte queste altre ipotesi alternative, l'ha detto pure vabbè, il dottor Baldari, si torna allo scarico a mare, e così è, tant'è vero che la notizia che abbiamo ricevuto poco fa pare che sia stata annullata, cioè non sia stata accettata da parte del Ministero dell'Ambiente la deroga ad andare negli strati superficiali del sottosuolo, ma si ritorna in corpo idrico superficiale, cioè il mare. Allora, i corpi idrici superficiali sono il mare oppure il bacino di Torre Colimena, questi sono, non ce ne sta, fiumi non ne abbiamo, laghi non ne abbiamo, al limite l'altro corpo idrico superficiale sarebbe il Chidro e poi quello di Borrago. Insomma, ma siccome ormai hanno deciso che o è il mare, in questo caso visto che ci siamo opposti, noi, diciamo, qualche mese fa, quando ci siamo occupati con l'architetto, col dottor Baldare, col sindaco e con l'amministrazione, di fare delle osservazioni alla loro proposta, dicevano scellerata, di andare a scaricare i reflui, diciamo, depurati, cioè lo scarico famoso di emergenza nel bacino di Torre Colimena, noi non sapevamo ancora che ci fosse questo diniego da parte del Ministero, altrimenti avremmo fatto altro, cioè se fossimo stati edotti in quel momento che c'era pure un problema grosso, cioè che si tornava addirittura al rischio di scaricare a mare, caspita, non avremmo fatto solo queste osservazioni, avremmo fatto molto di più. Però il fatto è questo, che oggi noi abbiamo fatto le osservazioni a quella documentazione che
l'acquedotto pugliese ha presentato come proposta di scarico emergenziale nel bacino di Torre Colimena. Noi siamo tecnici e quindi abbiamo fatto i tecnici, cioè ci siamo letti tutte le carte e abbiamo trovato tutte le criticità possibili, sia di natura scientifica che tecnica, a quella proposta. C'entra poco con la politica, cioè voglio dire, alla fine noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato il territorio, abbiamo studiato le carte che hanno fatto loro, ci siamo resi conto che effettivamente non avevano approfondito tutta una serie di cose, cioè far passare, e ne dico una sola, non entro manco nel merito delle questioni tecniche che fanno parte delle osservazioni, nel far passare il bacino di Torre Colimena come un bacino di acque con presenza di anossia, cioè significa che non c'è ossigeno e muore tutto quello che ci va là dentro. Io che ogni tanto mi mangio il pesce che pescano là dentro, cioè voglio dire, no? Che qualcuno pesca dei granchi e delle cose, cioè c'è di tutto in quel bacino, altro che anossico, lì c'è la vita, non c'è l'anossia. Anossia significherebbe che se c'è un gambero, siccome manca l'ossigeno muore. Siccome c'è una spigola, manca l'ossigeno e muore. Ma lì non ci può essere anossia, perché quel bacino, come ho dimostrato nelle osservazioni, come abbiamo dimostrato, è collegato con tutti gli altri bacini della zona di Porto Cesareo, quindi di Punta Prosciutto, eccetera, e soprattutto è alimentato da acque dolci ricchissime di ossigeno della falda sotterranea profonda, che sono tutte collegate, perché chi ha fatto quella cosa nel dopoguerra, quella bonifica, l'ha saputa fare veramente, cioè ha creato un sistema ambientale, un ecosistema ambientale che in questi ultimi 80 anni si è addirittura stabilizzato, cioè si è creata una cosa bella, tant'è vero che il Ministero l'ha tutelato e la Regione Puglia. Oggi, tu che in una zona tutelata, che in una zona così ricca di fauna, di flora, una zona così sensibile che basta che tu li butti dentro, che ti devo dire, uno scarico di niente, già lo alteri, come si fa a pensare di mandare lì, anche se una volta, come dice l'acquedotto pugliese, una volta tanto, forse una o due volte all'anno, ma nessuna, non ci deve stare proprio il rischio di andare a scaricare in quel bacino di Torre Colimena, ma non esiste proprio. E allora? Delle due, bere o affogare, cioè allora che ci teniamo lo scarico, l'ipotesi di scarico emergenziale nel bacino di Torre Colimena, oppure facciamo una proposta alternativa, diceva il sindaco e cioè dell'amministrazione, no? Una proposta alternativa. Ebbene, facciamo una proposta alternativa. Quale può essere? L'unica è ormai, tanto il depuratore ormai sa da fare lì, hanno quasi finito. Gli scarichi, diciamo, quelli principali si fanno lì a Masseria La Marina, dove ci stanno i bacini di drenaggio. E lo scarico di emergenza va a finire sulla montagna, al Monte del Diavolo, pompandolo con delle pompe gigantesche per portarlo fino a quell'altezza. E è soltanto quella poca, ogni tanto, forse, che succederà, e la mandiamo al depuratore di Avetrana, no? Pompandolo come? Pompandolo da un sistema che già esiste. Noi non è che abbiamo detto, cioè il comune di Avetrana non è che ha detto io voglio caricare di costi i cittadini, l'acquedotto pugliese, la regione Puglia, il ministero e tutto il mondo, no, dice guarda, sì, abbiamo visto, io non sapevo che Urmo era già servito da una tubazione e da un sistema di pompaggio e di sollevamento esistente, cioè già sta fatto, non devono fare niente, semplicemente devono prendere quei refoli di emergenza, immetterli là dentro e pomparli sopra il deporto. C'è pure l'impianto di sollevamento, cioè sta già. Allora, dammi giusto per far capire, perché poi sì. Sì, allora, questo è il depuratore di Urmo, il depuratore di Manduria, quello nuovo. Questa è la zona di Urmo, giusto per far capire a chi non ha capito, perché ho capito che molti cittadini, qualcuno mi ha pure chiamato al telefono dicendo ma noi questa cosa non siamo d'accordo. Ma d'accordo su che cosa? Stiamo parlando di una ipotesi alternativa, migliorativa, per scongiurare uno scarico a mare, perché scaricare nel bacino di Torre Colimena significa scaricare a mare. Allora, i refoli, da Urmo questa tubazione, vedete, questa qua esiste già, tutto esiste, fino al depuratore di Avetrana esiste. Questo è l'impianto di sollevamento che esiste, bisogna soltanto riconnettere la parte elettrica, insomma fare dei lavori che come sempre lì hanno rubato tutto, ristrutturarlo.
La tubazione esiste già. Tu prendi i reflui da qua, chiudi questo, prendi i reflui da qua, li mandi per caduta qui, da qui li pompi e li porti là. Per una volta all'anno, dice l'acquedotto pugliese, due volte all'anno, e che ci deve rovinare? Due volte all'anno. L'importante è che quando arriva a sti incrocio non se ne va di qua e va, secondo il progetto fatto dall'acquedotto, nel nostro bacino di Torre Colimena. Dopodiché, quando arriva qua quell'acqua, una volta ogni tanto, non sappiamo manco di che quantità stiamo... Il depuratore, come diceva il dottor Baldari, è in grado di depurarla abbondantemente, perché stiamo parlando di quantità minime rispetto a quelle che della potenziale del depuratore loro, no? Da qui, una volta depurate, quel di più di acque può fare tante soluzioni. Allora, andare a innaffiare tutta quest'area che è stata messa in disponibilità dai proprietari, non mi ricordo come si chiamano, di Padova, che sono più di 100 ettari di terreni, di oliveti. Oliveti irrigui. Poi ci sta l'alternativa che per caduta, e qui c'è la caduta, se ne va in quel bacino verde che sta sopra, che già esiste, che è del comune di Avetrana, sulla via di Nardò, esiste, ed è un grosso bacino di accumulo, una vasca di accumulo gigantesca. Qualora quella vasca si dovesse riempire, ci sono tutti i bacini di drenaggio che stanno in quell'altra area che sta più sopra lì, tutte cose che esistono, cioè non dobbiamo caricare i cittadini di nessun costo aggiuntivo. Dopodiché avevamo messo pure come alternativa, come diceva il dottor Baldari, siccome quella tubazione che passa già, esiste, che passa di qua, potrebbe in un momento dire guarda che diamo un po' di acqua al canale San Martino, che c'è della vegetazione spontanea, che sarebbe il caso che ogni tanto la innaffiamo pure, quell'acqua bella depurata la si dà e si innaffia il canale di San Martino, che diversamente non viene innaffiato mai. Questo era il progetto, non stiamo parlando di cose assurde. Devo dire un'altra cosa, che diciamo tutto questo funziona con una semplice pompa che già esiste, cioè sta da manutenere, da fare un diciamo un revamping, come si dice in termini inglesi, cioè prendere l'impianto, riguardarlo tutto e controllare che ancora funzioni. Però voglio dire, rispetto a fare tutta questa tubazione ex novo, andare nel bacino di Torre Colimena, andare a combinare il casino che si combinerà scaricando in quel bacino, forse se facciamo un'analisi costi-benefici, come piace molto agli attuali amministratori nazionali, analisi costi-benefici, beh, mi sembra che i costi ambientali in questo caso sono elevatissimi, perché tu vai a rompere le scatole a un ecosistema. In quest'altro caso invece facciamo un favore al territorio, al territorio nel senso che all'agricoltura, e utilizziamo un sistema che è già bello e collaudato, non dobbiamo fare prove, non dobbiamo fare niente. Esatto, questo era il progetto, né più e né meno. E qui invece io ho letto le cose più assurde, cioè il KGB, la CIA, sta in mezzo la CIA, il KGB, cioè non ho capito ancora le cose, perché non si leggono. È vero che dici il bicchiere dipende da dove lo vedi, o troppo pieno o troppo vuoto, ma in questo caso bastava leggerlo dalla parte giusta, non c'è bisogno di inventarsi storie assurde. La storia assurda è che se è vero quello che abbiamo sentito poco fa e che il sindaco ha detto, qui stiamo tornando a 10 anni fa, scarico a mare, altro che. Quindi tutto il lavoraccio che abbiamo fatto noi in pieno lockdown non è servito a un bel niente, perché il ministero ha detto basta, mando un commissario ad ACTA e faccio lo scarico a mare. È chiaro? Di questo stiamo parlando. Poi ho sentito anche un'altra cosa e poi qui mi fermo. Ho sentito parlare che certi scienziati che lo scarico di emergenza deve essere per forza uno scarico per caduta, quindi per gravità. Cioè significa che se qui sto a 20 metri sul livello del mare e qui sto al bacino di Torre Colimena sto a 0 metri, quello va per caduta l'acqua, no? Vabbè, innanzitutto non è proprio così, perché tra qui e lì ogni tanto ci sta una montagnetta, un avvallamento, comunque non è proprio automatico, una spintarella bisogna darla sempre all'acqua, ma ammesso che fosse come dicono certi scienziati, tutto il sistema depuratore di Manduria, che porta i reflui da Manduria a qua, da Sava a Manduria li porta, cioè da Sava li porta a Manduria,
con delle pompe di spinta. Da Manduria li porta qua con delle pompe di spinta. Da qua, una volta depurate, li portano a Masseria La Marina con delle pompe di spinta. Da qui le portano sopra il Monte del Diavolo con delle pompe di spinta. Da qui le manderebbero con una spintarella pure al bacino di Torre Colimena. Tutto il problema di questo scienziato che io ho sentito è che noi dobbiamo mettere delle pompe per sollevarle là. E tutto questo è il problema? Per una pompa? Ah, ci mettiamo due, una di riserva all'altra, e ci mettiamo pure due gruppi elettrogeni. Con il costo, praticamente con pochi costi, noi riusciremmo a risolvere il problema. Mettiamo due gruppi elettrogeni, due pompe, una di riserva all'altra, quindi non avremo mai problema. Chiaro? Questo è il problema. Tutto il problema si è risolto, che se va al depuratore di Vetrana non può andare, perché va si chiama come, con condotta premente, cioè che tu gli dai una spintarella con la pompa, non con le pompe. E che ci funziona tutto con le pompe. Cioè, se qua non funzionano le pompe, succede una bomba atomica, un attacco terroristico e qualcosa, no? Che non funzionano le pompe di Manduria, Manduria rimane, non voglio dire nella cacca, scusatemi l'espressione, a Vetrana pure, perché non funzionano le pompe. E se non funzionano poi qua, idem. Rimane tutto qua e si allaga tutta questa zona qua, tutta bella, va verso il mare, va verso San Pietro in Bevagna, il Refolo, perché poi dove lo devono mettere? Se non funzionano le pompe. Quindi tutto il problema era, se non funziona la pompa che deve spingere una tanto, una volta ogni tanto, quei 10.000, 5.000, 3.000 metri cubi sopra il depuratore di Vetrana. Beh, mi sembra strumentale. Strumentale. Grazie. Credo che abbiamo concluso questa conferenza stampa. Credo che io ringrazio i tecnici, ringrazio il dottor Baldari per i dovuti chiarimenti tecnici e politici che abbiamo fatto questa sera, e credo che la cittadinanza sia stata messa nelle condizioni con questa conferenza stampa di capire meglio e di più di che cosa stiamo parlando. Però le conclusioni, io vorrei dire che, detto crudelmente, è brutto dire, se in base al diniego della deroga del Ministero dell'Ambiente noi siamo ritornati a 10 anni fa, dobbiamo dire comunque che siamo ritornati alla condotta sottomarina. E questo è brutto dirlo dopo 20 anni di lotta, per cui noi siamo stati, secondo il mio piccolo punto di vista, non sapendo del diniego, secondo il mio piccolo punto di vista, ripeto, siamo stati lungimiranti. E per quanto riguarda lungimiranti a fare questa proposta alternativa allo scarico emergenziale, primo. Secondo, dottor Baldari diceva il ristoro. Beh, io credo che il ristoro, se portiamo avanti questo tipo di progettazione, è che speriamo che ce l'accettino, che ci sediamo intorno a un tavolo. Io credo che non solo salviamo il mare, ma il ristoro per Vetrana noi lo stiamo già cominciando a individuare, a far funzionare la fogna alla zona turistica nostra, zona Ulmo, e quella di andare a portare acqua Ulmo, tutte le marine, fogna e acqua. Questa sarà la nostra battaglia in futuro, salvaguardia del nostro territorio, salvaguardia delle marine, salvaguardia di Torre Colomena, salvaguardia del bacino, e il ristoro acqua e fogna ed altro. Acqua e fogna, dottore Baldari si spinge sempre di più in avanti, ma io dico acqua e fogna nella nostra zona turistica Ulmo e alle marine tutte. Grazie e buonasera.